Buonasera amici e bentornati ad Incontri nel Blu. Iniziamo con questi quattro appuntamenti speciali la nuova serie di Incontri nel Blu. Cercheremo di aiutarvi a conoscere i segreti del mare e quello che c'è intorno, sopra, sotto l'acqua. Questa sera iniziamo con una puntata veramente molto speciale. È una puntata speciale pure perché è dedicata ad un nostro caro amico Aldo Di Martino, presidente dell'associazione Atmosfera Blu, che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa. L'abbiamo dedicata a lui perché era un grande appassionato di mare, di immersioni, e con noi ha frequentato molte delle immersioni dalle quali abbiamo tratto molti dei video che abbiamo trasmesso negli scorsi anni. Questa sera andremo a visitare una cala molto speciale, Cala Grande, e parleremo del mare d'inverno. Mare d'inverno che non è frequentato dal turismo di massa, perché in periodo invernale le temperature sono più basse, le acque sono più temperate e i turisti preferiscono visitare altre mete, come andare sulla neve, frequentare alpinismo oppure andare in bicicletta, insomma altre attività. Mentre gli appassionati veri di mare frequentano molto in questo periodo le immersioni, proprio perché in questo periodo c'è una maggior possibilità di fare degli incontri veramente spettacolari. Grandi cernie, grandi branchi di pesci che ci nuotano intorno, come difficilmente succede nel periodo estivo, quando questi animali vengono disturbati dalla continua frequenza di barche, bagnanti e quanto di più se ne ha in quel periodo. Bene, voglio dirvi due parole su quello che andrete a vedere nelle immagini che seguiranno la mia presentazione. Appunto, stiamo parlando di Cala Grande, che è una località meravigliosa che si trova all'Argentario, esattamente vicino a Porto Santo Stefano. Noi esattamente andremo a fare un'immersione alla punta della Cacciarella, perché sotto la punta della Cacciarella c'è un sito subacqueo veramente fantastico e suggestivo. Soprattutto c'è una statua del Cristo, visto che ci troviamo nel periodo invernale vicino alle festività natalizie. Abbiamo voluto visitare per fare onore al nostro amico Aldo Di Martino e anche per fare onore e festeggiare il periodo che stavamo attraversando in quel momento. C'è una statua del Cristo veramente bella, che è curata da un diving del luogo che la rende sempre pulita e la cura nei minimi particolari, rendendola anche bella e suggestiva da vedere. Bene, allora a questo punto andiamoci a godere insieme le immagini che seguiranno la presentazione e ci rivediamo alla fine del reportage per un commento finale. Ciao a tutti e a presto. Triste finire dell'estate, terminano anche molte delle attività legate in particolar modo al mare. Solo i veri appassionati o professionisti restano ad affrontare le temperature più basse dell'autunno e dell'inverno. Noi dell'Associazione Atmosfera Blu, contrariamente alla consuetudine comune, intensifichiamo le uscite in mare per continuare a documentare sopra e sotto l'acqua la bellezza dell'ambiente.
In una giornata dove ancora il sole riesce a scaldarci per stare all'aria aperta, decidiamo di effettuare una immersione dove è stata deposta la statua del Cristo di Porto Santo Stefano. La scelta del sito è stata influenzata dal periodo prenatalizio, periodo nel quale ogni cristiano guarda alla propria religione con maggiore attenzione. Un mare calmo e un'acqua limpida come nei migliori giorni dell'estate ci accoglie benevolo con il suo blu intenso e ricco di pesci che in questi mesi se la spassano indisturbati tra un fondale e l'altro. Seguendo le indicazioni della strumentazione di bordo, caliamo l'ancora all'estremo nord dell'insenatura, dove oltre la punta che guarda il largo si forma una piccola ansa irta e rocciosa battuta dalle correnti, conosciuta con il nome della Cacciarella. Per noi dell'associazione è un giorno speciale, perché oltre ad effettuare una documentazione suggestiva, è anche l'occasione per ricordare Aldo Di Martino, un nostro grande amico e compagno di tante immersioni. Prima di calarci nel blu, dedichiamo ad Aldo un istante di questa giornata particolare, lasciando in mare una corona di fiori, immaginando di averlo ancora insieme a noi. Le nostre bolle, mentre salgono verso l'alto, brillano sotto i raggi del sole e noi scendiamo sul fondo per individuare i segni che ci porteranno nel luogo prescelto. Troviamo inaspettatamente una temperatura dell'acqua più che accettabile e un ambiente ricco di gorgonie con i polipi aperti, tesi alla cattura del plancton trasportato dalle correnti. Ci imbattiamo in un lungo canyon dove pinneggiamo sfiorando le sue pareti ricoperte da una nutrita colonia di paramunicee. Questi fantastici agglomerati di origine corallina si mostrano al primo impatto di colore blu intenso, che però sotto la luce dei nostri fari diviene rosso fuoco, lasciandoci esterrefatti per la loro bellezza. Saraghi curiosi si avvicinano per scoprire l'intruso che hanno davanti e un balletto di donzelle segue ogni nostro colpo di pinna con la speranza di trovare qualche cosa da ingurgitare. Seguiamo la parete fino ad arrivare ad una piccola grotta dove, come una sentinella, troviamo affacciata alla sua tana un magnifico esemplare di aragosta. Ci scruta prudentemente con le sue lunghe antenne, poi dopo qualche istante di esitazione decide di ritirarsi nei suoi alloggi. Come ci avevano indicato, il lungo canyon termina in un tratto di basso fondale dove si estende un esteso campo di verdeggianti posidonie.
branchi di salpe e sardine ondeggiano nell'acqua come volatili nel cielo, creando figure immaginarie che stuzzicano la nostra fantasia. Quando ci imbattiamo in una vecchia struttura metallica, ormai completamente ricoperta da manrevole formazioni coralline, iniziamo a guardarci intorno per cercare di individuare la famigerata statua del Cristo. Ed eccoci accontentati. Dietro un costone di roccia si staglia la sagoma del nostro obiettivo. Il nostro lento e rispettoso avvicinamento rende l'attimo surreale, avvolgendoci in un'atmosfera sacrale e fortemente suggestiva. Il Cristo apre le braccia per accoglierci nel mondo dei buoni anche sott'acqua e il suo sguardo sembra uscire dalla pietra nel quale è scolpito per indicarci la strada dell'amore e del rispetto per gli altri. Ancora un pensiero rivolto al nostro amico Aldo prima di lasciare questo luogo incantato, carico di importanti significati religiosi. Guardiamo verso la superficie dove corrono le bolle che si allargano verso il sole, che illumina la nostra barca, agevolando la risalita dal fondo. Allora, cari amici, avete potuto godere anche voi di queste splendide immagini, soprattutto suggestive immagini, del Cristo sommerso a Porto Santo Stefano, nella località della Cacciarella. Abbiamo fatto anche questo ricordo del nostro caro amico Aldo. Bene, e adesso ci troviamo in una parte nuova della trasmissione, perché in questa nuova serie, soprattutto in questi speciali che andremo a fare nei prossimi mesi, abbiamo pensato di potervi dare delle specifiche di ciò che avete visto. Abbiamo invitato la nostra amica Cristina, dottoressa Cristina Nicolais, Maria Cristina Nicolais, che è un'esperta di biologia marina, la quale ci farà rivedere alcune delle immagini che avete appena visto, specificando per bene la vita di questi animali, di questi esseri che vivono sott'acqua, e avremo modo di acquisire nozioni che probabilmente a qualcuno possono sfuggire, senza scendere troppo nel didattico, ma cercheremo di darvi delle informazioni che vi faranno conoscere meglio ciò che vive nel mare e ciò che avete visto nel filmato che è appena passato. Quindi adesso lasciamo partire le immagini nuovamente e Cristina Nicolais ci darà queste informazioni di cui abbiamo bisogno.
Allora, abbiamo visto in questo filmato delle paramunicee, delle gorgonie gialle, e appartengono tutti alla grande famiglia dei celenterati, lontani parenti delle meduse, solo che questi organismi vivono in colonia e creano queste ramificazioni fisse al substrato, bellissime, dei ventagli con questi organismi, questi polipi, che costruiscono delle casucole all'interno delle quali vivono. Lo strato è corneo, quindi sono molto mobili e spesso si muovono anche con le correnti marine. Le gorgonie gialle hanno i polipi chiari, e mentre le paramunicee, abbiamo visto, creano questi ventagli di questo rosso cupo se illuminate con la torcia. Quando non sono illuminate hanno questo aspetto violaceo estremamente bello. Bisogna avvicinarsi anche lentamente perché gli organismi tendono a rinchiudersi appunto nelle loro casucole. Un parente stretto delle paramunicee e delle gorgonie è il corallo rosso. Un organismo sempre coloniale, solo che a differenza delle gorgonie e delle paramunicee depone strato calcareo, e quindi la struttura del corallo appunto è rigida rispetto alla paramunicea e alle gorgonie, che è molto più morbida. In questo momento stiamo vedendo un'aragosta, Palinurus vulgaris, che appartiene al gruppo dei crostacei. Tutti i crostacei presentano un esoscheletro formato da chitina che subisce il processo di muta. Ogni tot tempo, quando devono crescere, questo esoscheletro viene abbandonato per poi essere riformato. Le aragoste si nutrono principalmente di ricci e spugne che trovano nel substrato, e sono organismi sessili. Tipicamente li troviamo spesso rintanate con le antenne fuori per assaggiare l'ambiente circostante. La Posidonia oceanica è una pianta marina ed è un ecosistema importantissimo nel Mar Mediterraneo, all'interno della quale vivono tantissimi organismi per riprodursi, per intanarsi, per trovare cibo. Questa pianta differisce appunto dalle alghe per avere una struttura in radici, fuste e foglie. Presenta delle foglie lunghissime che arrivano anche a più di 2 metri di altezza, e spesso noi la troviamo spiaggiata sotto forma anche di pallottoline molto piccole, perché il mare la ha eroso le sue foglie. Saraghe, donzelle e salpe fanno parte tutti dell'ordine dei perciformi, e i saraghe hanno questo colore grigio argenteo con bande di vario genere a seconda delle specie, e le donzelle sono variamente colorate. Le troviamo nei primi metri del fondale marino, e una caratteristica della salpa, che ha questo colore argenteo con bande orizzontali gialle, è che nello stadio giovanile è carnivora, mentre nello stadio adulto è uno dei pochi pesci che diventa erbivore, brucando sulle foglie di Posidonia e sulle rocce. Bene, cari amici, ringraziamo la nostra cara amica Maria Cristina Nicolais, che ci ha illustrato le caratteristiche di ciò che abbiamo visto nei filmati, come si diceva prima. E allora non mi resta altro che darvi appuntamento al prossimo speciale, che anticiperà la nuova terza serie di Incontri nel Blu. Allora, cari amici, al prossimo appuntamento vi aspetto qui su questi schermi. Arrivederci.